Libro di Giobbe, capitolo 39. Conosci tu il tempo in cui figliano le capre delle rocce? O hai forse osservato quando le cerve partoriscono? Sai tu contare i mesi in cui portano a termine la loro gravidanza? O conosci tu il tempo in cui devono partorire? Si accovacciano e danno alla luce i loro piccoli, mettendo così fine alle loro doglie. I loro piccoli si fanno forti, crescono all'aperto, se ne vanno e non ritornano più da esse. Chi lascia andar libero l'onagro? Chi ha sciolto i legami all'asino selvatico, al quale ho segnato come dimora il deserto e la terra salata per abitazione? Egli disprezza il frastuono delle città e non ode grida di alcun padrone. Le ampie distese di montagna sono il suo pascolo e va in cerca di tutto ciò che è verde. Il bufalo è forse disposto a servirti o a passare la notte presso la tua mangiatoia? Puoi forse legare il bufalo con la corda per arare nel solco o erpiccherà le valli dietro a te? Ti fiderai di lui perché la sua forza è grande o lascerai a lui il tuo lavoro? Conterai su di lui per portare a casa il tuo grano e per ammassarlo sull'aia? Le ali dello struzzo sbattono festosamente, ma non sono certo le ali e le piume della cicogna. Esso, infatti, abbandona le proprie uova per terra e le lascia riscaldare nella polvere, dimenticando che un piede può schiacciarle o una bestia dei campi calpestarle. Tratta duramente i suoi piccoli, come se non fossero suoi, ma la sua fatica, senza alcun interesse, è vana, perché Dio l'ha privato di sapienza e non gli ha impartito intelligenza. Ma quando si alza in piedi per scappare, si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Sei tu che hai dato al cavallo la forza e che hai rivestito il suo collo con una fremente criniera? Sei tu che lo fai saltare come una locusta? Il fiero suo nitrito incute spavento.
Scalpita nella valle, rallegrandosi nella sua forza, e si slancia in mezzo alla mischia di armi. Sprezza la paura e non teme, né indietreggia davanti alla spada. Su di lui risuona la feretra, la folgorante lancia e il giavellotto. Con ardore e impeto divora la distanza e non sta più fermo quando suona la tromba. Al primo squillo di tromba dice «Ha!» e fiuta da lontano la battaglia, la voce tonante dei capitani e il grido di guerra. E forse per la sua intelligenza che si alza in volo lo sparviero e spiega le sue ali verso il sud. È al tuo comando che l'aquila si leva in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati. Abita sulle rocce e rimane su rupi scoscese. Dallassù spia la preda e i suoi occhi scrutano lontano. I suoi piccoli succhiano sangue e dove sono gli uccisi, là essa si trova. Libro di Giobbe, capitolo 39. Libro di Giobbe, capitolo 40. L'Eterno continuò a rispondere a Giobbe e disse: colui che contende con l'Onnipotente vuole forse correggerlo? Colui che rimprovera Dio risponda a questo. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: ecco, sono così meschino, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non parlerò più. Sì, due volte, ma non aggiungerò altro. L'Eterno allora rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: orsù, cingiti lombi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi risponderai. Vorresti proprio annullare il mio giudizio, condannare me per giustificare te stesso? Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con una voce pari alla sua? Adornati dunque di maestà e di magnificenza e rivesti di gloria e di splendore. Dà libero sfogo ai furori della tua ira, guarda tutti i superbi e abbassali. Guarda tutti i superbi e umiliali e schiaccia i malvagi ovunque si trovino. Seppelliscili nella polvere tutti insieme, rinchiudili in luoghi segreti. Allora anch'io ti loderò, perché la tua destra ti ha dato vittoria. Guarda Behemoth, che ha fatto al pari di te. Esso mangia l'erba come il bue. Ecco, la sua forza è nei suoi lombi e la sua potenza nei muscoli del suo ventre. Fa oscillare la sua coda come un cedro. I tendini delle sue cosce sono saldamente intrecciati. Le sue ossa sono come tubi di bronzo, le sue ossa come sbarri di ferro. Esso è la prima delle opere di Dio. Solo colui che lo fece può avvicinarsi a lui con la sua spada. Poiché i monti producono cibo per lui, e là tutte le bestie dei campi si divertono. Si sdraia sotto le piante di loto, in luoghi nascosti dei canneti e delle paludi. Le piante di loto lo coprono con la loro ombra, i salici del torrente lo circondano. Ecco, il fiume può straripare, ma egli non ha paura. È sicuro di sé, anche se il Giordano dovesse avventarsi contro la sua stessa bocca. Chi mai potrà prenderlo per gli occhi o forargli il naso con uncini? Libro di Giobbe, capitolo 40. Libro di Giobbe, capitolo 41. Puoi tu tirar fuori il Leviatan con l'amo o tener ferma la sua lingua con una corda? Puoi tu mettergli un giunco nel naso o forargli la mascella con un uncino? Ti farà egli molte suppliche o ti rivolgerà parole dolci? Farà egli un patto con te perché tu lo prenda come servo per sempre? Scherzerai tu con lui come un uccello
o lo terrai al guinzaglio per le tue fanciulle? I tuoi amici faranno con lui grandi intrattenimenti o lo spartiranno forse tra i mercanti? Puoi tu coprire la sua pelle di dardi o la sua testa con arpioni? Mettigli le mani addosso, ti ricorderai del combattimento e non ci riproverai. Ecco, la speranza di chi l'assale è ingannevole, al solo vederlo non è atterrito. Nessuno è tanto audace da osare di provocarlo. Chi dunque è in grado di stare fermo davanti a me? Chi mi ha reso per primo un servizio perché lo debba ripagare? Qualunque cosa sotto tutti i cieli è mia. Non passerò sotto silenzio le sue membra, la sua grande forza e la bellezza della sua armatura. Chi può spogliarlo della sua corazza e chi può avvicinarlo con una doppia briglia? Chi può aprire le porte della sua bocca, circondata com'è dal terrore dei suoi denti? Le file dei suoi scudi sono il suo orgoglio, esse sono strettamente saldate, insieme, come da un sigillo. L'uno è così vicino all'altro che tra loro non passa neppure l'aria. Sono attaccati gli uni agli altri, saldamente uniti insieme, e non possono separarsi. I suoi starnuti danno guizzi di luce, e i suoi occhi sono come palpebre dell'aurora. Dalla sua bocca escono vampate, sprizzano scintille di fuoco. Dalle sue narici esce fumo, come da una pentola bollente o da un calderone. Il suo alito incendia carboni e una fiamma esce dalla sua bocca. La forza risiede nel suo collo e davanti a lui danza il terrore. Le parti flosce della sua carne sono ben compatte, sono ben salde su di lui e non si muovono. Il suo cuore è duro come una pietra, duro come le parti inferiori della macina. Quando si rizza, i forti hanno paura e per il terrore restano smarriti. La spada che lo raggiunge non gli fa nulla e neppure la lancia, la freccia e il giavellotto. Considera il ferro come paglia e il bronzo come legno tarlato. La freccia non lo mette in fuga, le pietre della fionda per lui diventano stoppia. Le mazze gli sembrano paglia, si fa beffa al vibrare della lancia. Al di sotto ha punte acuminate e lascia come tracce d'erpice sul fango. Fa bollire l'abisso come una caldaia e fa del mare come un vaso di unguento. Si lascia dietro una scia di luce e l'abisso sembra coperto di canizie. Sulla terra non c'è nulla simile a lui che è stato fatto senza alcuna paura. Guarda in faccia tutti gli esseri alteri. Egli è il re su tutte le fiere più superbe. Libro di Giobbe, capitolo 41. Libro di Giobbe, capitolo 42. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me, che non conoscevo. Deh, ascolta, e io parlerò. Io ti interrogerò, e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e cenere. Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete con voi 7 tori e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi, e così, per riguardo a lui, non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe.
Allora Elifaz di Teman, Bildad di Suan e Zofar di Naamat andarono e fecero come l'Eterno aveva loro ordinato. E l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe. Or l'Eterno trasse Giobbe dalla sua afflizione, dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici. E l'Eterno diede a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva prima. E tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutti i suoi conoscenti di prima vennero da lui e mangiarono con lui in casa sua. Essi lo confortarono e lo consolarono di tutto il male che l'Eterno aveva mandato su di lui. Quindi ognuno di essi gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Ora l'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asini. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie, e chiamò la prima Gemima, la seconda Chezia e la terza Keren Appuk. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Dopo questo Giobbe visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli per 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Libro di Giobbe, capitolo 42.